stiamo per iniziare l'ennesima edizione delle giornate fitopatologiche che quest'anno ha delle caratteristiche un po' particolari in quanto ci sono diverse ricorrenze che le caratterizzano, in particolare il fatto che ritorniamo in presenza dopo ben 4 anni di assenza dovuta ai motivi che conosciamo, quindi ritorniamo in presenza e questo ci fa molto piacere, ma non è questo l'unico motivo di soddisfazione da parte nostra, in quanto questa edizione si svolge a Bologna per la prima volta dopo quasi 50 anni. L'ultima edizione che si tenne a Bologna risale al 1973, quindi sono 49 anni che le giornate mancano da Bologna. E in questo tempo hanno girato per l'Italia visitando quasi tutte le regioni e quindi tornano a Bologna dopo quasi 50 anni e per la 30ª edizione, quindi alla 30ª edizione che corrisponde tra l'altro ai 60 anni dalla loro fondazione, che risale al 1962, sempre a Bologna, ad opera dell'allora direttore dell'Istituto di Patologia Vegetale, che era il professor Gabriele Goidanes, che forse qualcuno di voi ricorda, e che appunto diede inizio a questo evento, che poi diventò diciamo, periodico, biennale, e ancora oggi è vivo e vegeto, ed è diventato tra l'altro il principale, uno dei principali, ma forse anche il principale evento italiano che raccoglie i medici delle piante, cioè i fitoiatri, come la chiamiamo noi, a discutere dell'avanzamento della disciplina, delle esperienze sperimentali che vengono fatte nel corso degli anni dai vari enti pubblici e privati e quindi è un confronto a 360 gradi che aiuta la nostra disciplina a progredire in un periodo oltretutto che non è facile per vari motivi che conosciamo. Quindi diciamo che abbiamo diversi motivi per essere contenti di questo ritorno a Bologna. Speriamo che i lavori che si svolgeranno in questa sede, che tra l'altro noi consideriamo prestigiosa, del FICO, confermino queste nostre impressioni positive e quindi diamo inizio ai lavori.